Questo magazzino per la conservazione del grano è diventato la più grande società non quotata degli Stati Uniti. Tutto è iniziato nel 1865, quando William Wallace Cargill fondò in Iowa un magazzino per conservare il grano. A lui poi si unirono i due fratelli per ampliare l'attività e iniziare anche a smerciarlo. Prima si spostarono in Wisconsin. Lì, oltre al grano, iniziarono a commerciare carbone, farina, mangimi e legname. I soldi guadagnati li investivano in terreni e nuove fattorie. Dopo alcuni anni spostarono l'attività in Minnesota, dove ancora oggi c'è la sede centrale. Solo 20 anni dopo la fondazione, la famiglia Cargill possedeva più di 100 strutture per lo stoccaggio del grano. La società continua a crescere e soprattutto amplia ancora la gamma dei prodotti alimentari. Tutto resta sempre in mano agli eredi Cargill. Nel 2003, per la prima volta nella storia, gli utili netti di Cargill superano il miliardo di dollari. È la prima azienda privata degli Stati Uniti per fatturato, con 134 miliardi di dollari l'anno. E fino a qualche anno fa era anche la prima al mondo. Adesso il prezzo del cibo sta salendo, quindi non si sa mai che cosa succederà.